7 Pittis, con il numero 8 Marconato, con il numero 9 Galanda, con il numero 10 Myers, con il numero 11 Moretti, con il 12 Abbio, con il 13 Frosini, con il numero 14 Carrera, il capitano, con il numero 15 Dan Gay. In panchina per la nazionale jugoslava c'è Zelimir Obradovic, già allenatore del Real Madrid, la prossima stagione coach della squadra campione d'Italia nell'ultima, ovvero la Benetton Treviso. Sulla panchina dell'Italia Ettore Messina, la stretta di mano dei due coach, gli arbitri, il finlandese Jungbrand e lo spagnolo Mas. Italia imbattuta a questa finale, Italia che è stata esaltata dalla stampa internazionale per la sua difesa, per il suo gioco organizzato, affronta quello che è considerato il Dream Team d'Europa, una squadra ritenuta imbattibile da tutti gli operatori del settore prima di questa edizione. Dall'88 è andata sempre sul podio, c'è stato il momento difficile della disgregazione, ma è stato superato anche quello. La Serbia, ora Jugoslavia, ha vinto le ultime tre edizioni disputate dei campionati d'Europa, ovvero Zagabria 89, Roma 91 contro l'Italia, e Italia che manca dal podio, podio già assicurato in questa edizione di Barcellona, proprio da quel 91, e poi 95 dopo l'assenza del 93 successiva all'embargo, 95 ad Atene, dove l'Italia, risalendo dal nono posto del 93, finì al quinto posto. Non fu utile purtroppo per andare ai giochi olimpici. Italia che ha già guadagnato la qualificazione al mondiale del prossimo anno, merito dell'uomo che state vedendo, Ettore Messina, cico brillante, grande allenatore, lo ha definito la stampa spagnola e non solo spagnola. Vicino a lui il team manager Tino Meneghin, la leggenda del basket italiano, era uno dei grandi che nell'83 regalarono all'Italia l'unico titolo europeo della storia. Era Nantes 1983, era il tempo di Cagliari, Smarzorati, Brunamonti, Riva, Sacchetti, Gilardi, Meneghin, Vecchiato, Costa, Bonamico, Tonut e Villalta. Qui c'è Riccardo Sales che ricorda bene quell'esperienza con Sandro Gamba. Oggi Riccardo Sales è il CT della nazionale femminile, ma entriamo subito, mentre ricordiamo che presidente del comitato d'onore di questa edizione del campionato d'Europa è il re Juan Carlos I, e vicepresidenti sono Jordi Pujol, presidente del governo autonomo della Catalogna, e Juan Antonio Samaranch, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. In tribuna d'onore ad assistere anche a quest'ultimo confronto, tre giorni in visita privata per seguire questa squadra azzurra che ha fatto entusiasmare gli sportivi italiani, anche il primo ministro italiano Romano Prodi, insieme al presidente della Federazione Petrucci e al presidente della Lega Angelo Rovati. Sergio Scariolo, imbattibile. Fino a che punto questa squadra non ha Divac, il centro prima dei Lakers, poi dei Charlotte Hornets, non ha Paspali, ma è comunque una squadra formidabile, grandissimi esterni, esterni che non ha nessuno, giocatori tutti da NBA, un quintetto d'apertura che potrebbe giocare nella National Basketball Association. Ma Franco, imbattibile nello sport non c'è mai nessuno, è chiaro che la Jugoslavia è molto più forte, è chiaro che il grandissimo risultato già acquisito ci gratifica già di per sé, però è altrettanto chiaro che arrivare, soprattutto dopo tutte le sofferenze degli ultimi anni, a giocare una finale di campionato europeo è una cosa talmente unica, talmente difficilmente ripetibile, che siamo tutti qui convinti che una chance ce l'abbiamo, magari più piccola di quella dei nostri avversari, e ce la vogliamo giocare. Decine di paesi collegati, oltre 900 i giornalisti accreditati. Stasera gran colpo d'occhio per il gigantesco, maestoso Palas San Jordi di Barcellona, tutto pronto per la palla 2 della finale per loro, fra Zeliko Rebraca e Gregor Fucica. Zeliko Rebraca, centrone della Benetton, campione d'Italia. Primo pallone per la Jugoslavia, quintetto d'apertura con il 13 Savic, con il 10 il capitano Sasha Djordjevic, ora al Barcellona ma prima in Italia. Ha giocato con Milano e poi con la Fortitudo Bologna. Savic, primo errore da sotto,
Quindi Rebrac e Danilovic con Bodinog a completare il quintetto jugoslavo. Ieri una piccola sorta alla fine della partita, si è temuto per un po' di tempo, poi tutti rassicurati nel clan jugoslavo. Danilovic aveva soltanto preso una storta sulla distorsione riportata a metà di questo torneo europeo, che lo aveva tenuto fuori tre partite, ma è in campo e certamente darà un contributo importante. Errore in attacco anche per l'Italia, Fucic in campo per gli azzurri. Il quintetto d'apertura è quello ormai solito in questa edizione europea di Barcellona: Pittis, Fucica, Bonora, Gay e Myers. Attacca da destra verso sinistra in tenuta chiara la Jugoslavia, ancora un palo, un errore. Danilovic non ha trovato l'appoggio e dunque evidentemente qualche piccola sofferenza, anche se è imbottito di antidolorifici, deve provarla anche qualche piccolo problema psicologico evidentemente, soprattutto in apertura. Lì c'era trovato Bonora casualmente su Danilovic, Danilovic ha cercato di sfruttare il vantaggio di statura. È una partita molto nervosa, errori da tutte e due le parti, due minuti ancora senza segnare. Credo che le difese, come è stato quasi sempre in questo campionato europeo, anche stavolta in finale avranno la prevalenza sugli attacchi. Occhio alla grande transizione degli slavi, che hanno comunque esterni che possono tirare da tutte le distanze. Bodinog a controllo difettoso, poi conclude con il primo canestro della partita. 2-0 Jugoslavia dopo 1 minuto e 45 secondi. Ex della Stefanel, prima a Trieste e poi a Milano, fu ingaggiato a 18enne da Boša Tanević, che sarà il successore di Ettore Messina da domani sulla panchina azzurra. Qualcuno pensò che fosse impazzito Tanević, ma intanto il passaggio verticale per il gioco alto-basso per Gregor Fucic sulla linea di fondo non riesce. Quarta opportunità sprecata dall'Italia, c'è molto nervosismo come già avvenuto nella partita dell'altro ieri contro la Turchia, che poi fu una passeggiata nella ripresa, e ieri contro la Russia in una partita drammatica. La palla batte sul tabellone, viene recuperata da Djordjevic sulla linea di fondo, il passaggio in esterno per Bodiroga. Zeliko Rebrac va in uno contro uno, cerca l'appoggio, lo trova e segna su Tangay. 4-0 Jugoslavia. Parte bene la nostra avversaria e per il momento nessun fallo fischiato da Jungbrand e Mas, arbitro spagnolo ritenuto abbastanza fiscale, adattato al metro che si usa nel campionato spagnolo. Sentiremo poi anche il giudizio di Colucci. Prende rimbalzo in attacco Gregor Fucic e costringe al fallo Savic. Guardate, già scintille, è la finale per loro e si accende subito una mischia in campo, partita che s'avvia nella maniera più calda. Sì, Gregor non ci sta a farsi mettere le mani addosso, ha subito un fallo e giustamente ha fatto capire a Savic che lo teneva oltre il fallo, che lui non ci sta a subire in questa partita, anche se Savic è un giocatore che ha più anni e più esperienza di lui. Bravissimo il regista spagnolo che ci ha mostrato stretta l'immagine. Rino Colucci. Sicuramente un fallo abbastanza duro, però Savic è un giocatore molto corretto, io lo conosco molto bene, quindi però è bene vedere Gregor Fucic avere tanta grinta in campo, vuol dire che gli italiani ci sono e come. Non va il primo, ancora effetto del nervosismo che sta attanagliando gli azzurri in questo avvio. Speriamo possa bastare sbloccarsi con un primo centro e non va neanche il secondo, ennesimo errore. Finora abbiamo 0 su 2 nei liberi, 0 su 3 al tiro, 5 errori con i due tiri liberi, 4-0 Jugoslavia, palla in mano Danilovic, ottimo taglio di Bodinog che poi viene chiuso sul post basso, attenzione a Djordjevic, 10 secondi per l'azione, buona difesa, Djordjevic va in uno contro uno, appoggia al tabellone e realizza, 6-0, tutti in piedi i tifosi jugoslavi, questa è la gioia di Zelimir Obradovic e subito Ettore Messina manda sulla sedia del cambio quello che è stato il nostro totem, il giocatore che ha dato la svolta in questo europeo, Denis Marconato da Treviso, gioca per linea esterna la palla all'Italia, non trova linee facili di passaggio, ora prova da tre, Pittis non va, Tangay strappa il rimbalzo difensivo, Rebrac e transizione, attenzione dettata da Djordjevic, buon movimento, forse c'era anche un fallo, comunque va avanti così, 8-0, Savic per la Jugoslavia, partenza bruciante, Italia in panne in questo avvio di partita.
Ma intanto precisiamo che quello che era capitato prima, cioè Bonora su Danilovic, non era un accoppiamento casuale, ma era una scelta di marcatura. Myers è stato mandato da Messina su Georgevic, Bonora è stabilmente su Danilovic. Purtroppo abbiamo sbagliato tutte le opportunità di attacco che abbiamo fatto. La Jugoslavia fino adesso ha tirato e fatto canestro solo da sotto. Credo che la nostra difesa avrà una registrata da Messina in questo time out. Rino Colucci, il fallo. Sicuramente fallo d'attacco, perché col gomito è andato a centrare il petto di Vittis. Peccato che non sia stato beccato dagli arbitri. Pochi secondi per noi di pausa dalla regia. Centio, lo sport. La situazione a rimbalzi, 4-2 per la Jugoslavia, il punteggio però è molto pesante per il momento, 8-0 per la Jugoslavia, è la finale per loro del campionato d'Europa di basket, Italia sotto di 8, subito, pronti via, 4 minuti di gioco, Carson Myers sale e riceve, Gregor Fucka, Pittis, è entrato Marco Nato per Tangay, vediamo di dare subito una svolta, il taglio di Carson Myers esce dal blocco di Gregor Fucka, fa tre passi indietro, continua nel palleggio, lo tiene vivo e poi prova a far blocco ancora Gregor Fucka, va in penetrazione e non realizza, però non riusciamo a trovare la via del canestro. Ancora la transizione slava con Djordjevic sul ferro, il rimbalzo di Marco Nato e subito il segnale, almeno ai rimbalzi, della riscossa dei Gazzurri. Ha difeso il canestro molto bene Denis Marco Nato e ha strappato questo rimbalzo importante. Dobbiamo sbloccare quota 0, 4 minuti e mezzo senza canestri. Taglio ancora sotto di Carter Myers, può tirare da 3, è libero, non va, ancora, ancora Marco Nato, sbaglia Marco Nato, troppa tensione, peccato, ha fintato 3 volte, ha esitato troppo. Attenzione a Djordjevic che ora scarica per Rebraca. Ora il fallo fischiato a Bonora dall'arbitro Jungbrand. No. Davvero una brutta partenza. Mi piacerebbe sentire il parere di Rino su questo fallo. Non mi sembra affatto che Bonora abbia fatto un fallo, aveva occupato la posizione di raddoppio in anticipo. Sentiamo l'arbitro Colucci, allora eccolo qui. Guarda, il fallo sicuramente c'era prima, però nel momento in cui Rebras è andato verso l'interno sicuramente ha commesso lui fallo d'attacco. Sergio ha beccato giusto. In attacco la Jugoslavia con 8 punti di vantaggio e palla in mano, 5 minuti di gioco. Danilovic sul piede perno, continua il palleggio, contro di lui Bonora, resto e tiro, non va, rimbalzo di Denis Marconato che ha difeso meravigliosamente il canestro italiano con un ottimo taglio fuori difensivo, scarica per Pittis, ottimo gioco sotto, ottimo taglio di Gregor Fucka, il migliore nei tagli Gregor Fucka, troppa tensione però delle conclusioni, gli azzurri non hanno trovato ancora la via del canestro pur costruendo qualche buon tiro fino a questo momento. Denis Marconato in posta alto per Davide Bonora. Bonora contro Djordjevic, ora arriva l'aiuto di Savic, non va, è stregato il canestro, è stregato il canestro della Jugoslavia, non riusciamo a sbloccare quota 0. Djordjevic 8-0 Jugoslavia, 8-0 Jugoslavia. È un bel vantaggio questo per la formazione più forte d'Europa, seconda soltanto al Dream Team. Attenzione, la palla che viene intercettata da Pittis, il miglior difensore dell'europeo in Catalogna, Riccardo Pittis, il re delle palle recuperate, stavolta non è riuscito a portare via il pallone a Bodiroga, un'esitazione, poi serve Rebraca, grande arresto e tiro, canestro, 10-0 per la Jugoslavia. Purtroppo non solo non stiamo riuscendo a far canestro, scegliendo i tiri con molta paura e con molta fretta, abbiamo subito, ripeto, tanti tiri da sotto, gli jugoslavi hanno tirato praticamente solo da sotto e Rebras sta facendo veramente quello che vuole, contro, prima contro Gay, adesso contro Marconato. Fallo su Gregor Fucka che ha deciso di andare in uno contro uno contro Zoran Savic, centro ala della Kinder di Bologna, è presente fra l'altro il suo presidente Alfredo Cazzola che è arrivato stamane a Barcellona. Zoran Savic, secondo fallo personale, Italia 0, Jugoslavia 10. Carson Myers 0 su 8 per il momento al tiro per l'Italia, 0 su 8, Carson Myers, ottimo, ottimo il lavoro di Carson Myers, e sblocchiamo finalmente dopo 6 minuti e 45 secondi quota 0 e vediamo di cominciare a rivoltare qualche punticino alla volta. Danilovic, è entrato il numero 12 jugoslavo
Bulatovic, Bodiroga, Danilovic, splendida esecuzione di Danilovic, splendida, 12-2, primi due punti per Sasha Danilovic, tornato per un contratto miliardario alla sua Virtus Kinder di Bologna, 6 milioni di dollari, ha lasciato l'NBA dove ha giocato a Miami e poi a Dallas. In attacco l'Italia, Davide Bonora, gioco ancora controllato, 12-35 a riposo, 12 anche i punti della Jugoslavia, triple tentata e trovata da Carson Myers, 3 punti, pallone recuperato da Riccardo Pittis, 5 punti in un attimo, 5 punti in un attimo, Riccardo Pittis dimostra di essere lui veramente, senza nessun dubbio, il nuovo Arsenio Lupin del basket italiano dopo Mike D'Antoni, grandissimo Riccardo. 12-7, 5 punti in un batter d'occhio. Così va bene. Georgievic scarica per Danilovic, esitazione, poi salta e trova il canestro. Splendida esecuzione da manuale. Sì, Danilovic marcato da Bonora, è riuscito un paio di volte a tirargli sulla testa. Davide è un po' in difficoltà contro di lui, però è importante che Myers sia entrato bene in partita, non solo per i canestri che ha fatto, ma anche per le penetrazioni con le quali sta mettendo in difficoltà la difesa jugoslava. Questa ancora scintille, strattona Danilovic che lo ha tenuto per un braccio, Carton Myers, la nostra stella, il giocatore che ci ha regalato i bottini più cospicui fin qui e che nelle ultime partite insieme a Dennis Marconato è stato decisivo. In attacco, il taglio sotto ancora, stavolta il taglio splendido di Gregor Fucsica che batte la difesa che era tutta concentrata sul taglio di Carton Myers da sotto. Sì, adesso dobbiamo cercare di giocare un po' per Gregor, prima di tutto perché è più agile di Savic e poi perché Savic ha due falli e quindi deve stare un po' attento a come marcarlo. Carico per Bodiroga da Georgievic, ottima difesa e tap-in di Bulatovic, primi due punti per Bulatovic. Il numero 12 della Jugoslavia, dallo Zalesnik, nato a Podgorica. In attacco Carton Myers, scarica per Marconato, recupera palla Pittis, va dentro e tap-in di Marconato. Tap-in di Dennis Marconato sulla buona iniziativa di Riccardo Pittis. Va bene così, gli azzurri devono prendere le iniziative quando c'è lo spazio, non rifiutare conclusioni e penetrazioni. Intanto il fallo fischiato a Riccardo Pittis, dice l'arbitro Mass. Marconato si era già accusato di questo intervento. Colucci, il nostro arbitro. Sì, sembrava più rilevante il fallo commesso da Marconato, comunque diciamo che i due contatti c'erano stati. Ecco, vedi, perfetto, ha visto bene l'arbitro Mass, il fallo è anche di Pittis, quindi prima di Pittis va bene così. Primo fallo per Riccardo Pittis, un fallo anche per Bonora, in attacco la Jugoslavia, 5 punti soltanto ora di vantaggio, era 12-2, era partita 10-0, la formazione campione in carica, vice campione olimpica, Danilovic da 3 sul ferro e stavolta Marconato si fa battere da Bulatovic, non riesce nel tagliafuori difensivo. Intanto sulla sedia del cambio è pronto Frosini, va dentro Bodiroga, ieri decisivo nella semifinale, appoggia la tabella e mette dentro il 18° punto della Jugoslavia, ieri decisivo insieme a una fiammata di Danilovic in avvio della ripresa per fare il break contro la Grecia in semifinale, Grecia battuta nella finale per il bronzo, 97-77 dalla Russia prima di questo incontro, la Russia eliminata in una partita da batticuore dall'Italia, 2 punti soltanto. Carton Myers da 3, palla sul ferro, Marconato tagliato fuori con una gomitata in bocca da Bulatovic, non risparmiano colpi bassi e intanto c'è l'intervento degli arbitri, sentiamo Colucci, c'è il fallo ancora a Fucsica, fallo a Fucsica, primo fallo di Gregor Fucsica, eccolo qui. Sì Franco, c'è stata una botta diciamo abbastanza evidente sul braccio di Savic, quindi il fallo c'era senz'altro. Gregor Fucsica, cambio per lui e pronto sulla sedia del cambio anche Claudio Coltebella. Bodiroga, attenzione alle mani di Pittis che arrivano dappertutto, Savic prova addirittura da grande distanza, incredibile, Savic si arrischia, un tiro che non c'era, preso malissimo in questo caso, va bene così comunque. Carton Myers stavolta si fa intercettare il pallone dopo aver fintato il tiro contro Danilo, deve fare attenzione Carton Myers, 9-18 al termine, Dennis Marconato, Riccardo Pittis, il taglio di Bonora, sale Carton Myers,
scarica per Bonora, soltanto 5 secondi Bonora, Pittis bisogna concludere, appoggia al tabellone, c'è fallo della difesa, fallo della difesa, giusto l'intervento di Jungbrand, Bulatovic, primo fallo. Dobbiamo avere pazienza contro la difesa jugoslava, non cercare la penetrazione nei primi 5-6 secondi, perché come è successo adesso una buona penetrazione si può trovare alla fine dell'azione. I problemi che abbiamo invece in campo, quelli evidenti, sono difensivi nella marcatura di Bodiroga e Danilovic. Prima Messina ha cambiato le marcature mettendo Bonora su Georgievic e Myers su Danilovic. Adesso, visto che Bonora è comunque in difficoltà, ha inserito Coldebella per provare ad alzare un pochino il quintetto. Dobbiamo riuscire a tenere Bodiroga e Danilovic più lontani dal canestro, a contestargli di più i tiri. 9 minuti al riposo, 18-12, ancora un errore dalla linea dei liberi, pronto anche Moretti sulla sedia del cambio, mentre in campo c'è Claudio Coldebella dall'IK di Atene, prima alla Virtus Bologna contro Danilovic, suo grande amico. E Coldebella va a recuperare il pallone, va a recuperare il pallone, giusta la decisione di Mass. Grande Coldebella, nell'anticipo è volato come un falco su quella linea di passaggio jugoslava un po' incerta e ha messo nei guai sulla linea centrale Danilovic. Moretti in campo dal Peristeri di Atene, l'altro giocatore volato in Grecia nell'ultima stagione, tornerà in Italia alla Team System. Marco Nato contro Bulatovic, spalle a canestro, carica per Frosini, è entrato anche lui in campo, giochiamo dunque con questi due centri che amano anche il tiro frontale dalla media distanza. 9 secondi per concludere. Carter Myers carica per Coldebella nell'angolo, Moretti è un buon tiratore ma stavolta non ci azzecca per niente, peccato. No, l'azione era buona. Tiro corto, era un buonissimo passaggio nell'angolo e Moretti ha tirato corto, evidentemente anche lui sente la tensione. Beh, appena entrato deve ancora un pochino sciogliersi, riscaldarsi. Sì. Myers è tornato su Giorgi nel frattempo, bellissima palla recuperata di Frosi. E ottimo Carter Myers, bruciato da Georgievic, il capitano jugoslavo con un fallo. Carter Myers ci ha ricordato in questa volata con palla rubata, una palla che resterà a lungo nei ricordi dei tifosi della Fortitudo nel quarto di Eurolega. Purtroppo poi non fu sufficiente per passare alla Final Four. Quella palla recuperata in difesa e con lo schiaccione successivo recuperata da Obradovic, il nuovo regista della Telemarket. Questo pallone, poi attenzione, infrazione di passi di Fucca, spinto da Obradovic alle spalle. Fucca ha perso il controllo del corpo e nel controllo anche della palla vedete lo scarico di Danilovic. Fucca continuamente spinto da Obradovic, ha perso il controllo e è andato a commettere infrazione di passi abbastanza nettamente. Tiro lungo, rimbalzo lungo per Carter Myers. Carter Myers contro Obradovic. Fallo di Obradovic, Sacha Obradovic, acquistato dall'Alba Berlino, dalla formazione di Roma. Ha dovuto giocare molti minuti ieri ed è pensate in 14 minuti, ha messo dentro 12 punti. Obradovic è il miglior difensore sugli esterni che abbia la Jugoslavia e l'altro Obradovic, allenatore, l'ha messo in campo per marcare Myers, che è senz'altro molto pericoloso anche se adesso è uscito. Dobbiamo dire una cosa, dopo 10-0 di parziale iniziale Jugoslavia, adesso 8-2 per noi, la partita è ritornata sul piano di equilibrio. Eravamo contratti all'inizio, adesso ce la stiamo giocando, la partita è in questo momento equilibrata. Gregor Fucca contro Savic e Frosini, contesa, bravissimo Alessandro Frosini. La rabbia di Zelimir Obradovic, una buona palla trappata su questo traversone corto da corta distanza, bravo da Alessandro Frosini. Cambio per Savic, torna in campo Zeliko, rebraccia il 2-11 di Apatin della Benetton Treviso. Bulatovic contro Frosini in questa contesa. Frosini è ben presente nella partita, una palla recuperata prima, è andato a prendere un rimbalzo al stacco adesso, ieri non è andato tanto bene, oggi mi sembra molto, molto più vivo. Ha dovuto riprendere Bodiroga, Jungbrand un po' scorretto in questo caso, palla recuperata da Lonchar, è stato straniero nella passata stagione dell'HGiva di Varese, gran tiratore, era fra gli uomini presenti anche ai giochi olimpici di Atlanta.
Fallo di Abbio, neo entrato Abbio dalla Kinder Bologna. Primo fallo per lui e per l'Italia è il quarto fallo di squadra. Sasha Obradovic in palleggio, blocca Bulatovic. Obradovic, linea di passaggio e palla sul piede e palla, attenzione, vediamo che cosa ha fischiato l'arbitro Mass, un fallo in difesa. Sì, soltanto una rimessa, infrazione di piede, sì. Di Fucca, ha ritenuto l'infrazione di piede di Fucca passibile di questa rimessa in attacco per la Jugoslavia. Bene così, avevamo temuto qualcosa di peggio. Comunque Obradovic contro Abbio, Zeri Corebra già contro Gregor Fucca, non riesce a chiuderlo bene, poi c'è il Papendi, Bulatovic, 20-12, di nuovo 8 punti, 8 da recuperare per l'Italia. Col De Bella marcato strettissimo da Obradovic, Moretti esce dal taglio, dal blocco di Frosin in verticale, Abbio, poi il taglio sotto di Paolino Moretti che è uscito dal blocco, gioca con Frosini, può girarsi e tirare frontale, un tiro largamente impreciso, 6 minuti alla conclusione, torniamo a tirare male, a concludere male dopo aver costruito comunque delle buone soluzioni in attacco. 20-12, 6 minuti al termine del primo tempo, Bodiroga scarica per Zarebra, c'è pericolosissimo da quella posizione, sbaglia, attenzione, fallo in attacco di Bulatovic, giusta la decisione dalla linea di fondo di Mas, l'arbitro spagnolo. E adesso Messina rimette Myers, effettivamente abbiamo un quintetto in campo che ha fatto molta fatica a far canestro, dobbiamo approfittare del fatto che ci siano fuori contemporaneamente Danilovic, Djordjevic, Savic, anche se Rebraccia è effettivamente molto vivo, sappiamo che lui ogni tanto ha qualche problema di concentrazione, oggi è molto ben presente nella partita e ci sta facendo abbastanza danni in attacco. 20-12, Gregor Fucca blocca per Carter Myers, tornato in campo, abbiamo bisogno dei suoi punti, attenzione, Caldebella segna dopo aver travolto Obradovic e aver rischiato forse anche il fallo di sfondamento che sicuramente c'era, non è stato fischiato, va bene così, 2 punti per l'Italia. Era l'opinione dell'arbitro Colucci. In attacco la Jugoslavia, 20-14, 6 punti di vantaggio per la Jugoslavia. Spalla a canestro, Rebraccia contro Frosini, un duello già visto in campionato italiano. Ottimo il lavoro di Coldebella che ha letteralmente spostato, tagliando fuori il diretto avversario, lo slavo, e bravo Coldebella, un ottimo recupero, così ci piace vedere quello che è stato il miglior regista difensivo del nostro campionato per anni, Claudio Coldebella. Ora la K di Atene, Carter Myers contro Bodiroga, stoppato, palla fuori, rimessa in zona d'attacco, dice l'arbitro Jungbrand, era sulla linea laterale, Mast si adegua, eccolo qui lo stoppone gigantesco di Zeliko Rebraccia, guardate dove è arrivato, mezzo metro di salto. È rientrato giustamente Myers, però l'Italia non deve fare l'errore di concentrare su Calton tutte le sue possibilità di fare canestro. Calton ha 2 su 7 fino adesso, non ha fatto cattive scelte, però mi sembra che la squadra stia un pochino giacendo troppo sulle sue spalle, tendono a dargli un po' troppo la palla, devono essere protagonisti tutti e bisogna cercare con qualche penetrazione, adesso che la Jugoslavia ha fatto il quarto fallo, di subire qualche altro fallo, di andare a tirare dei tiri liberi, perché viceversa è troppo facile per la difesa jugoslava concentrare la difesa su calcio. Ed è quello che sta dicendo Messina continuità in attacco, squadra, sì. 5 su 15, 33% per l'Italia contro il 10 su 18 da 2 punti. Intanto un cambio che abbiamo avvertito dal time out jugoslavo, dalla voce di Zelimir Obradovic, entra di nuovo per Bodiroga il numero 5 Danilovic. Fucca in attacco Italia, meno 6, vediamo se riusciamo a ridurre questo distacco che comunque non è eccessivo. Palla a canestro in palleggio, questo 2-15 che può fare tutto, Gregor Fucca deve essere più incisivo, dobbiamo avere maggiore continuità. Intanto attenzione, Lonchar taglia fuori con un intervento durissimo Carter Myers, carica per Frosini, Fucca, canestro dall'angolo di Alessandro Frosini,
e così sfoga la rabbia per la purga dell'Istrice al palio di Siena, dentro dalla giraffa, lui, Senese, Contradaiolo, puro sangue, in attacco la Jugoslavia, gioco alto-basso da Obradovic a Rebraca, si gira e tira, corto ma c'è fallo, dice l'arbitro Jungbrand, trattenuto per un braccio, sentiamo, ecco, sulle proteste di Messina, il fallo di Prodiri, primo, il giudizio dell'arbitro Colucci. Sembrerebbe un movimento regolare, guardiamo. Diciamo che siamo proprio ai limiti, perché comunque Alessandro è andato nel suo cilindro in alto, non è andato a cercare il braccio, quindi sicuramente io credo che poteva essere premiata la prestazione difensiva. Questo dunque è il giudizio dell'arbitro. Dentro il primo tiro libero dopo questo fallo di Alessandro Prodiri, 4 minuti al riposo, punteggio basso, ma si tratta, amici sportivi, della finale per la medaglia d'oro ai campionati d'Europa, i 2-2. Rebraca, il suo nome in slavo significa desiderio, e desiderio di affermarsi ci è riuscito benissimo, già scelto dalla NBA, per il momento continua a giocare da noi alla Benetton e fa grandissime cose, è stato determinante nel successo finale dell'ultimo campionato della formazione allenata da Mike D'Antoni. Fallo però ora proprio sull'uno contro uno imposto da Fucca di Zeliko Rebraca. Qui Rebraca non può marcare Fucca e dobbiamo insistere, come abbiamo detto prima, ci sono due giocatori nella squadra italiana, Maies e Fucca, che possono essere pericolosi, che sanno creare tiri per se stessi e riescono a battere facilmente in penetrazione il loro avversario diretto e a scaricare per gli altri. Questi sono i giocatori che devono insistere nel cercare di battere il proprio uomo e, vedendo l'aiuto arrivare, nel trovare il compagno libero. 1-2 dalla linea per Gregor Fucca, 22-17, quantomeno riduciamo il meno 6 a meno 5, 3 minuti e 40 come mostra in alto a destra per il vostro teleschermo il cronometro. Buon taglio di Obradovic, Sasha Obradovic, passaggio consegnato del nuovo entrato Tomasevic, gioco alto basso per Tomasevic, rimbalzo in attacco, errore di Rebraca, poi palla sul tap out della difesa azzurra, palla smanacciata fuori e recuperata nel cuore dell'area dagli slavi, che possono gestire un altro possesso. Sono i minuti importanti di questa fine primo tempo, attenzione a giocarli bene. Cerca spazio per un tiro da tre, lo trova e non mette dentro, però Danilovic rimbalza in attacco e canestro che vale molto di Tomasevic, centrone del Partizan di Belgrado. Di nuovo più 7 Jugoslavia e si scalda la massa di tifosi jugoslavi, ce ne sono tanti anche venuti dall'Italia. Gregor Fucca in posto alto, il taglio di Prodiri che riceve da Coldebella, tira ancora molto bene e ha preso il tiro che doveva, ha preso il tiro giusto Prodiri, ottimo taglio, ottima scelta, vedete che ha lo spazio per tirare concesso dal diretto avversario, che deve tenere presente che Alessandro Prodiri ha quell'arma nel bagaglio tecnico personale e dunque bene sfruttarla, giusto così, meno 5, 2-17 a riposo. Obradovic detta l'azione di attacco per la formazione jugoslava. Lončar trova un'autostrada, segna, forse subisce anche un intervento al momento di concludere. Battuti ancora una volta e distratti in difesa, rischiamo forse anche il fallo per un gioco potenziale da tre punti, gli arbitri ci graziano in questo caso. 26 Jugoslavia, 19 Italia, Coldebella, Fucca, Carton Myers contro Nicola Lončar. Carton Myers, pallone sporcato del passaggio verticale per un gioco che intendeva servire il taglio sotto di Gregor Fucca. 26-19, 100 secondi a riposo, 100 secondi ancora per la Jugoslavia che vuole recuperare il massimo vantaggio, può farlo con un tiro da tre, attenzione a Obradovic che sgomita con Coldebella. Cambio difensivo con Abbio che va a chiudere su Obradovic, Lončar scarica per un tiro sul ferro, sbagliato. Poi recupera Tomasevic e Abbio si incuna alla difesa e va a segnare, ottimo taglio di Abbio. Con pazienza, l'Italia ha giocato bene questo possesso in attacco ed è l'ultimo minuto del primo tempo, guardate come ha battuto i lunghi sfruttando il velo di Fucca e ha appoggiato al tabellone, 26-21, 50 secondi a riposo. No, soprattutto abbiamo fatto un tiro in contropiede finalmente ed ecco il secondo tiro in contropiede consecutivo, dobbiamo difendere un pochino più forte.
riuscite ad avere occasione di andare un po' in campo aperto, perché abbiamo dei giocatori come Abbio, come Myers, che si esaltano nel gioco in campo aperto, in transizione. Spettacolo puro offerto dalla camera aerea nel maestoso San Jordi. La tensione ovviamente incide sul andamento di questa partita, il punteggio è basso, ma non si può pretendere tutto ovviamente in una partita che vale la medaglia d'oro in un campionato d'Europa. Guarda, io insisto sul tema di prima, la Jugoslavia era partita 10-0, noi eravamo visibilmente emozionati, contratti, non siamo riusciti ad andare subito in partita. Da lì in poi la squadra italiana ha tenuto benissimo il campo, dimostrando di non essere inferiore, almeno stasera, a un avversario che viceversa lei è superiore come valore assoluto. Vuol dire che la partita è aperta, vuol dire che ce la possiamo giocare, non solo per il fatto che siamo solo 3 punti sotto, ma anche perché la qualità del gioco espresso è molto simile a quello dei nostri avversari. 8 ex della Jugoslavia che abbiamo visto nel timeout dall'Europeo del 95, 10 gli ex dall'Olimpiade del 96 terminata al secondo posto dietro il Dream Team americano. Ancora discussioni di Ettore Messina con l'arbitro Mass. 47 secondi, Colucci. Ma direi, Franco, che stiamo assistendo ad un buon arbitraggio, veramente una buona prova. Io ero un po' titubante su questa. Due, tre errori. Sì, qualche errore c'è stato, però ero titubante sul fatto che gli arbitri spagnoli sono un po' fiscali, che non ci avrebbero permesso una buona difesa. Invece va bene così. 40 secondi scarsi, attenzione, soltanto 3 punti di vantaggio per la Jugoslavia che ha palla in mano, un possesso importante dunque. 30 secondi, soltanto 13 per giocare, un ottimo servizio per lo schiaccione, grande circolazione di palla per lo schiaccione di Rebraccia. 20 secondi a riposo, 28 Jugoslavia, 23 Italia, vediamo di gestire bene questo possesso e deve essere l'ultimo, un tiro, deve essere l'ultimo del primo tempo, non dobbiamo concedere altre opportunità ai nostri avversari, ma ora dobbiamo andare a concludere. 5 secondi, Myers, finta, il tiro da 3, deve tirare, lo fa e non trova la bomba, non trova la bomba, termina 28-23, peccato, 28-23, poteva terminare addirittura sotto soltanto di 2 l'Italia, se questo tiro da 3 di Carter Myers, che chiude il primo tempo con 1 su 4 da 3, 1 su 3 da 2 e 5 punti all'attivo, 2 su 8 complessivo, non è certamente gran cosa e naturalmente speriamo in lui nella ripresa. L'Italia, che invece è andata molto meglio della Jugoslavia a rimbalzo fino adesso, viceversa ha sofferto, ha preso meno rimbalzi, ha concesso troppi rimbalzi d'attacco ai suoi avversari. Finora pochi falli, 8 falli della Jugoslavia, 5 appena per l'Italia che non ha raggiunto il bonus nel primo tempo. Saltano Rebraccia e Fucca e Fucca viene battuto ancora da Zeliko Rebraccia. E allora, secondo tempo della finale per loro, amici sportivi, in collegamento diretto su Rai 3, una grande serata di basket con l'Italia impegnata alla caccia dell'oro. Buon movimento e conclusione sul ferro di Rebraccia, poi bravo Frosini, andiamo in transizione con Carter Myers, vediamo di sfruttare le sue potenzialità offensive. Gioca per Fucca, spalle a canestro, si fa toccare il pallone, sporcare subito spalle a canestro sul palleggio molto alto, deve difendere meglio il pallone, soprattutto spalle a canestro, esce e riceve Alessandro Frosini, poi Carter Myers, Davide Bonora, Obradovic, Danilovic non riesce, scusate, la Georgievic a contrastare, Georgievic ha provato a opporsi con il corpo. È molto importante che Davide provi un pochino di penetrazione in più contro Georgievic, che non è molto forte in difesa sulle penetrazioni, abbiamo bisogno di più iniziative anche dagli altri, perché tutto l'attacco non può essere solo sulle spalle di Maia. Meno 3, Georgievic, ottima conclusione, più 5 Jugoslavia, bravo Georgievic in questo caso. Per Sasha Georgievic è il quarto punto all'attivo, un fallo. Prova da 3, Fucca, ha il tiro pesante, lo trova, Gregor, è quello che abbiamo più volte chiesto. Bravo Gregor. Madre slovena, padre triestino. Gregor Fucca, Italia, meno 2, 30-28. Rebraccia. Può tirare, non lo fa, Rebraccia va con un giro sul piede perno straordinario, bellissimo, un movimento meraviglioso, bellissimo di Rebraccia, movimento da manuale. Speriamo che ci sia un replay. Guarda, uso del piede perno, meraviglioso, molto bello, molto bello. Però siamo lì ancora, 32-28. 4 punti soltanto, 4 punti dopo la bomba di Fucca.
Bonora, Pittis, il taglio di Carlton Myers seguito come un'ombra da Lonchar che cerca di sporcare l'azione di Carlton Myers che va a chiudersi per poi uscire in palleggio, deve tirare l'Italia, 2 secondi soltanto, fallo di Lonchar su Carlton Myers quando mancavano appena 2 secondi al termine dell'azione, erano 30 ovviamente i secondi per l'azione d'attacco dell'Italia, a 2 secondi Lonchar ha concesso questa rimessa in zona d'attacco e però bisogna tirare subito, deve tirare, c'è un fallo, no 30 secondi ancora, giustamente Fucca non prende un tiro anche se aveva mezzo metro di spazio, può tirare Pittis, prende un tiro buono e però non trova la retina ma bensì il fallo in attacco commesso da Fucca, secondo fallo per Fucca che ha spinto, tagliato fuori, 32-28, 17-11 Djordjevic contro Carlton Myers, esce alto a ricevere Lonchar, il taglio sotto di Djordjevic pericolosissimo in uscita dal blocco di Rebrača, sfrutta il blocco di Savic e brucia la retina italiana, meno 6 Italia, Djordjevic, da meno 2 a meno 6. Djordjevic sta cominciando a prendere in mano la squadra con le sue penetrazioni, palleggio, arresto e tiro sui blocchi alti, lunghi devono essere più alti, devono uscire di più ad aiutare su Maio su queste penetrazioni perché sennò è difficile fermare un grande talento come Sasha Djordjevic. Ultimo a toccare Pittis e l'Italia sta perdendo la misura in attacco in questa fase, forse arriverà il momento ora di fermare questo momento favorevole, questa fase favorevole, fallo di Pittis, favorevole agli slavi che da meno 2 per l'Italia hanno ripreso 6 punti, eravamo 30-28, break di 4-0 per la formazione diretta in regia da Sasha Djordjevic, va in panca a Frosini, Pittis secondo fallo in campo, di nuovo Denis Marconato, c'è il trio della Benetton in campo, Bonora, Pittis e Marconato, attenzione a Bodiroga, pericolosissimo, realizza, sì, era facile prevederlo. Dobbiamo difendere meglio sui giochi a due, adesso anche un gran difensore come Pittis è stato troppo alto sulle gambe, non stiamo uscendo bene coi lunghi e fino adesso solo coi giochi a due i jugoslavi hanno messo gli ultimi 3 canestri che li hanno riportati a 8 punti dopo che eravamo arrivati a 2 sole lunghezze. Carlton Myers contro Lonchar, sbaglia canestro, Gregor Fucca, determinatissimo Gregor, sbaglia, attenzione c'è fallo in attacco di Marconato che ha spinto sul tagliafuori e addirittura Savic incita i tifosi a braccia alzate, ecco le centinaia di tifosi jugoslavi. Ah sì, Marconato è andato bene a rimbalzo d'attacco, il problema è che Fucca prima ha preso un tiro molto affrettato con la mano sinistra in una condizione di non grande equilibrio, proprio oggi Gregor non è ancora entrato in partita. 8 punti, aveva messo una bomba ma comunque 8 punti di vantaggio, buon raddoppio di marcatura, non trovano linea di passaggio gli slavi, Djordjevic, attenzione allo scarico, fallo e infrazione di passi, fa infrazione di passi, ha controllato la palla con grandissima fatica sulla chiusura di Fucca e Myers, vedete, e qui ha commesso l'infrazione di passi muovendo il piede dell'appoggio, il ferno, eccola qui, nettissima, una passeggiata e la Jugoslavia poteva tornare sfruttando questo possesso addirittura al massimo vantaggio di 10, addirittura trovare un nuovo massimo vantaggio se avesse tirato un siluro dalla grande. Taglio di Myers, esce dal blocco di Marconato, palla a terra, tira, no, serve Marconato, non si capiscono i due. E troppa attenzione di nuovo, pronto al cambio Abbio, le sta cercando tutte con la rotazione dalla panchina Ettore Messina, fallo del nuovo entrato Giacomo, Jack Galland dalla Mash Verona la passata stagione, nella prossima la Team System Bologna, Giacomo Galland 22enne esordiente in un campionato d'Europa, vedete spende subito un fallo anche qui, adesso l'Italia fuori con ingenuità, ha sfruttato molto bene il blocco di Rebrača da Djordjevic. Sull'Italia fuori sia Fucca che Myers, è un quintetto più difensivo, speriamo che magari ci possa essere qualche iniziativa un po' più ripartita nei 5 giocatori perché ci siamo un po' fermati in attacco dopo i primi 2-3 canestri del secondo tempo. Creiamo grossi problemi in attacco alla Jugoslavia ma noi abbiamo ancora maggior difficoltà a concludere nel settore offensivo, Lonchar e un tiro forzatissimo, fallo di Savic, giusta la decisione di Massa che ha spinto nettamente
Bonora. Savic in ritardo su questo tiro forzato allo scadere del tempo. Ma mancavano ancora 10 secondi. Loncia ha forzato un tiro che non c'entrava niente. Danilovic è fuori. Loncia è spesso in campo. Probabilmente Danilovic non fisicamente non riesce a star tanto in campo, è un vantaggio del quale dovremmo riuscire ad approfittare meglio. Topic sulla sedia del cambio per la Jugoslavia. Bonora contro Georgievic, lo batte, scarica per un tiro corto di Marco Neto, rimbalzo di Galanda, palla a terra, attenzione, ultimo a toccare Savic, rimessa in zona d'attacco per l'Italia. 36-28, 14 minuti, 10 secondi al termine. Per quanti si mettessero ora soltanto all'ascolto in visione di Rai 3, ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta dal Palace Sant Jordi sulla collina del Montjuïc a Barcellona, la finale per loro del campionato d'Europa di basket. Pettis in panchina, entra di nuovo Paolino Moretti, riprende fiato il collante della nostra nazionale Riccardo Pettis. Dobbiamo rimettere bene questo pallone dal fondo, pressione, di nuovo entrato Topic su Galanda, scontro fra giovanissimi, gioca in post alto Marco Neto, blocca per Moretti in angolo, va a decidere di concludere ma forza la conclusione Bonora, e poi attenzione alla transizione slava, sono maestri. Fallo antisportivo dice l'arbitro Jungbrand, dunque due tiri liberi e si accende una mischia in campo, si accende una mischia, volano anche dei pugni, vedete Georgievic. Ci vuole un replay qui, perché il fallo sicuramente su Georgievic era molto duro, ma mi sembra che ci sia stato un fallo di reazione di Georgievic, quindi se è giusto punire come fallo antisportivo questo, che è un fallo molto duro, probabilmente è giusto, però non fanno vedere la prosecuzione dell'azione qui. Cercava la palla, ha trovato la fronte di Georgievic, Abbio, ecco il pugno di Georgievic che stende Abbio, poi c'è una manata di Moretti, addirittura interviene con un calcio anche l'arbitro per allontanare i giocatori. Sentiamo l'opinione di Rino Colucci, guardate, è già pronto a entrare in campo anche Danilovic per dar manforte ai suoi compagni, si riprenderà con due tiri liberi e palla in attacco per la Jugoslavia, e può essere davvero un momento topico della partita purtroppo in favore della Jugoslavia. Sentiamo l'opinione di Rino Colucci. Pensa Franco che sono arrivato proprio nel momento più importante della partita, perché mi avevano chiamato prima per un'intervista e la cosa è molto difficile, non sono riuscito a vedere del tutto, comunque meno male che tutti si sono, diciamo così, tenuti sulle panchine per non creare problemi, ad ogni modo qualcos'altro andava fatto. Ma qui secondo me il fallo antisportivo c'era, ma bisogna fischiare un fallo altrettanto antisportivo a Georgievic, che ha avuto un gesto di reazione. Sicuramente non è la stessa cosa, è stata una gestione, secondo me è un grave errore degli arbitri in questa situazione. Obradovic più 9, Jugoslavia 37-28, tornata la calma sul campo, si riprenderà con la rimessa. Più 10, Georgievic. Obradovic continua dalla panchina a strepitare, rimessa in zona d'attacco per la Jugoslavia, occhio perché può andare al massimo vantaggio la Jugoslavia. Giocano Rebraccia e Georgievic, 38-28, 13-42, ancora lunga, Messina protesta con massa, rischia un fallo tecnico Messina, rischia un fallo tecnico in questo caso, bisogna star calmi ora, bisogna mantenere il controllo dei nervi, è la fase, vedete l'intervento di Georgievic, sentiamo Colucci. Assolutamente fallo Franco, bisognava fischiare. Messina ha protestato vivacemente, gli arbitri hanno lasciato correre, Bodiroga deve forzare la conclusione, poi va in post basso a recuperare questo rimbalzo in attacco che vale moltissimo e possono gestire un altro possesso per 30 secondi, 13-20 da giocare, è durissima. Jugoslavia in attacco con 10 punti di vantaggio, Jugoslavia 38, Italia 28. Georgievic stoppato, recuperato il pallone, 12 secondi, ora 10 per l'azione d'attacco della Jugoslavia. Fallo di Marco Nato, dice l'arbitro Mass. Non è stata vista prima la gomitata di Georgievic, viene vista invece questa azione di Marco Nato. Secondo fallo per Denis Marco Nato, rimessa dal fondo, 30 secondi dunque ancora per l'azione d'attacco degli slavi. Secondo fallo per Denis.
a difendere forte, a cercare di recuperare questo pallone. Marconato chiude su Rebraccia che sale alto, attenzione a Topic, è lasciato libero, tira una bomba e la mette una bomba da Trevi di un lungo. Topic che ci mette in ginocchio in questo momento. Topic un 2-5 che porta al massimo vantaggio la Jugoslavia. Non dobbiamo mollare a questo punto, non dobbiamo mollare. Marconato, ottimo movimento sul perno, c'è fallo su di lui. Buon gioco sotto canestro di Denis Marconato. Fallo di Rebraccia, secondo fallo personale, 41-28. Bravo Denis, bisogna cercare adesso di giocare con calma. Il distacco è enorme. Giochiamo contro la squadra più forte d'Europa. Siamo battuti in partenza, ma c'è da giocare. 12 minuti e 32 sono lunghi, bisogna mettere i liberi intanto però. Messina è un po' alle prese con questo dilemma. Puntare sui due giocatori migliori, c'è Maier e Fucic che però stasera non stanno facendo molto, o tenerli fuori come è successo prima. Purtroppo nel momento in cui sono stati fuori insieme ci siamo allontanati di nuovo dalla Jugoslavia. Insisto sul fatto che dovremmo avere un contributo superiore da parte di qualche altro giocatore e dovremmo cercare quantomeno di non subire canestri facili da sotto, canestri concessi come quello da Galanda prima con un tiro molto facile lasciato a Topic da tre punti. Topic ora sulla linea di fondo ha aperto un gioco alto per Georgevic. Rebraccia contro Marconato, si conoscono benissimo, sono compagni di squadra e Rebraccia batte Marconato cercando l'appoggio. A 14 punti, massimo vantaggio jugoslavo a 12 minuti dalla conclusione di questa finale per la medaglia d'oro. Abbiamo realizzato soltanto 29 punti, troppo nervosismo, troppi errori, abbiamo bisogno del contributo dei punti di Carter Myers, dobbiamo giocare meglio la palla in attacco. Ora Fucica, attenzione, non va il tap-in, poi sale ancora, subisce fallo Abbio, poi anche Marconato, succede di tutto, lasciano correre degli interventi pesantissimi. Jungbrand e Maas intervengono soltanto alla fine dopo ben due falli consecutivi. Colucci. Sì, ci vorrebbe magari un tempo di reazione migliore da parte degli arbitri, purtroppo stanno lasciando un po' andare, questo potrebbe precludere all'Italia molte possibilità e soprattutto far degenerare la partita che era stata corretta fino a questo momento. Time out per noi, pochi secondi di pausa dalla regia, 43-29 Jugoslavia, 11-41 ancora da giocare. Centio, lo sport. Di nuovo in onda, la percentuale da due, vedete, la dice lunga, 58% per la Jugoslavia, 37% soltanto per l'Italia. Da 3, 1 su 5 per la Jugoslavia, 2 su 8 per l'Italia. Questo è Carter Myers che tira dall'arco e mette un siluro. Questo è Fucica, i due siluri dell'Italia mostrati dalla regia iberica. Eccoli qua, gli unici due. Questo è l'ultimo invece, tremendo, devastante di Topic. Ha allungato a più 13, poi addirittura a più 14 ora la Jugoslavia, 11-41. Vediamo, è ancora lunga questo europeo. Ci ha insegnato che non bisogna dare nulla per scontato. L'Italia finora ha sofferto in maniera esagerata, ha segnato in 30 minuti quasi meno di 30 punti, sbaglia ancora dalla linea dei liberi e se va così certo non c'è molto da fare. Due errori su due, non c'è niente da fare. Il canestro jugoslavo sembra stregato, stanno sentendo troppo il peso della responsabilità gli azzurri, peccato, comunque 11:30, festeggiano gli slavi che sentono già, aspetta, attenzione a Topic, ancora lasciato da tre, non mette stavolta la bomba, rimbalzo lungo, vediamo di sfruttare questa situazione, transizione dettata da Carter Myers contro Nicola Launcher, vediamo allora, Carter Myers chiuso bene, gli viene sporcato il pallone ma tiene viva l'azione d'attacco col De Bella per l'Italia. Hanno provato a uccidere la partita con questo tiro da tre di Topic. Gislavi esce dal blocco di Denis Marconato e poi c'è fallo finalmente fischiato da Jungbrand di Launcher ai danni di Carter Myers. L'Italia può tornare in partita se riesce a ritrovare la via del canestro, fluidità nel gioco d'attacco, avere magari qualche canestro e fallo. Guarda, è fuori questione che questa squadra non molli e tante partite abbiamo recuperato alla fine. Purtroppo però ci giochiamo contro una grandissima squadra e non è sufficiente la nostra volontà di recuperare, abbiamo di fronte un avversario molto forte. Buon recupero sul rimbalzo lungo di Denis Marconato, tiene vivo dunque questo possesso offensivo Claudio Coldebella, il nostro regista in campo in questo momento. Denis Marconato gioca basso, non lo serve dal posto alto Gregor Fucica,
Abbio per Fucca, spalle a canestro. C'è un fallo nettissimo del numero 11 Rebrac, eccolo qui, vedete, spalle a canestro, l'intervento di Rebrac. Gregor deve portare Rebrac fuori, lontano da canestro, come ha fatto prima un paio di penetrazioni in cui le ha battuto bene, un tiro da tre punti, spalle a canestro. Adesso Rebrac ha fatto un errore, ha fatto un fallo, ma sicuramente spalle a canestro è più forte Rebrac. Adesso però è uscito, un momento di approfittarne perché Rebrac è stato il miglior giocatore della squadra jugoslava. Ottima azione di Abbio, ottima azione davvero, arresto micidiale nel cuore dell'area, parabola alzata e canestro, meno 12, Italia che vuole continuare a sperare, 12 punti da recuperare, 10 minuti e 15, ancora, è lunga, Bodiroga, spalle a canestro, arriva l'aiuto di Frosini, chiuso bene Bodiroga, appoggia il tabellone e trova un canestro importantissimo, 14 punti, bravo Bodiroga, bravissimo, ieri decisivo, lo vuole essere anche oggi. Sempre altissimo l'urlo dei tifosi jugoslavi che si sentono già al collo come tutta la panchina jugoslava, la medaglia d'oro. Attenzione, Carter Myers, sporcata la linea di passaggio corto di Abbio, prova da tre, Myers, bomba, tripla di Carter Myers a 9.40, questo canestro da tre di Carter Myers, centrale, un siluro, riporta l'Italia a meno 11, 45-34, punteggio basso, 11 punti, vediamo di recuperare questo possesso di palla. Fallo segnalato dall'arbitro Jungebrand in difesa a Coltebella. Adesso Bodiroga sta prendendo più iniziative in questo quintetto jugoslavo un po' atipico, con Djordjevic non al meglio, è senz'altro la punta più importante dell'attacco slavo. Le quote dei bookmakers pagavano ad 1,50 appena, 1,75 la formazione jugoslava, a 4 la Russia, a 6 la Spagna, a 15 l'Italia prima di questo europeo. Questo per dire quella che era la situazione in apertura di questa rassegna. L'Italia comunque recupera il rimbalzo difensivo, poi palla lunga, Carter Myers prova ancora da 3, no, c'è il tagliafuori e fallo, eh sì, c'è il tagliafuori falloso, bravo l'arbitro che lo ha pescato. Carlton, in questo caso Carlton ha messo una bomba prima, adesso ha provato a metterne altri due, ha fatto bene perché era libero in transizione due volte, purtroppo la palla non è entrata, però credo che sia un segnale positivo il fatto che adesso Myers stia provando a prendere la squadra sulle spalle, abbiamo bisogno di qualcuno che ci scuota un po' perché la partita non è finita, ma dobbiamo avere fiducia fino in fondo. Coltebella, Carlton Myers contro Loggia, finta l'uno contro uno, va sulla linea di fondo, deve scaricare fuori ora probabilmente perché chiuso benissimo da Loggiar, tiene ancora palla in mano, azione prolungata un po' troppo, 10 secondi, attenzione, Abbio esce dal blocco di Fucca e prende un tiro sporcato, il rimbalzo lungo, Carter Myers segna sul rimbalzo in attacco, bravo Carter, sfruttato ancora il rimbalzo lungo dagli azzurri, palla recuperata quasi dalla spazzatura da terra e vedete che Fucca era andato a vuoto sul tagliafuori difensivo jugoslavo, ora blocca Tomasevic in post alto per Bodiroga, ancora Tomasevic, cerca di aprire le solite autostrade a Bodiroga che è fantastico, appoggia la tabella e mette dentro il nuovo più 11 per la Jugoslavia, l'Italia comunque è ancora viva, 8 minuti al termine, 8 minuti per sperare ancora, un miracolo evidente, ma finché la partita va così, dobbiamo crederci. Fallo, fallo su Fucca, c'è il maestro Ivkovic che assiste Obradovic in panchina, Ivkovic ha vinto tutto, è stato il grande maestro della nazionale jugoslava per anni, poi con i club ha vinto l'ultima Eurolega con l'Olympiakos, ora assiste Zelimir Obradovic che anche lui ha un ottimo palmarès personale sull'ottimo uno contro uno di Gregor Fucca che ha chiuso col semigancio, c'è stato il fallo, va dentro, la palla batte sul ferro, stavolta va meno 10. Ma speriamo che Gregor prenda un po' di misura perché è un giocatore soggetto a subire falli, solo che ha fino adesso solo 2 su 8 nei tiri liberi, è veramente poco. Peccato, stava per andare dentro questa palla e valeva 2 punti se fosse andata dentro, pensate, poteva valere
due punti e dunque tre per l'Italia, riavvicinarsi addirittura a meno 9, a meno 8, pazienza, 10 punti ancora, 10 punti, Bodinoga, arriva l'aiuto di Fucsica che poi riprende posizione su Tomasevic, pallone sporcato e rimessa in attacco per la Jugoslavia, soltanto 8 secondi per l'azione d'attacco jugoslava che andrà al tiro subito ora. Djordjevic contro Myers, scarica per Blatovic, tiro sul ferro e c'è un fallo, una spinta ancora non vista. Colucci. Chiarissimo fallo Franco e purtroppo non l'hanno fischiato. Ancora una volta lasciano correre e vabbè. Il problema è che però dobbiamo tenere più duramente il tagliafuori, stiamo subendo ancora qualche rimbalzo d'attacco, dobbiamo riuscire a essere noi più duri, gli arbitri stanno tollerando, dobbiamo adeguarci, punto. Vediamo allora. 7 minuti al termine, 7 minuti, 10 punti per la squadra che ha palla. Djordjevic, lo scarico, la palla recuperata ancora da Bodinoga che poi salta e tira, trova il ferro, ancora sul tagliafuori e Bulatovic che prende e segna. Da sotto Bulatovic e 12 punti di nuovo, 6:40 al termine, 6:40, 12 punti per la squadra che difende, la Jugoslavia, campionissima, tre volte consecutive delle edizioni cui ha partecipato, le ultime, campione d'Europa, Myers va dentro. Costringe a un intervento il difensore jugoslavo che non commette fallo, la palla appoggiata al tabellone viene recuperata però da Gregor Fucsica che subisce ancora un fallo. Ma questo, e potremmo andare in lunetta, questo, bravo Fucsica. Questo Bulatovic è uscito dal niente, 6 punti, 4 rimbalzi d'attacco, è stato veramente una spina nel fianco nella nostra difesa. Qui ancora Fucsica a litigare col canestro nei tiri liberi. E vabbè, Gregor Fucsica 2 su 9 nei tiri liberi, 2 su 9, 2 su 10, 2 su 10, 6 e 20. Ok, però ancora 12 punti, 6 minuti, tempo ce n'è, però effettivamente gli jugoslavi si servono dei falli, come è giusto fare per difendere, però dobbiamo andare a mettere i tiri liberi quando abbiamo la possibilità di farlo. Tiri liberi 4 su 14. Fallo in attacco, dice l'arbitro Jungbrand. Peccato davvero perché 4 su 14 è una media inaccettabile e purtroppo si paga una tensione evidentemente troppo alta. Sapevano benissimo comunque di aver conquistato quantomeno l'argento. Guardate il fallo in attacco, c'è tutto in questo caso. Danilovic, secondo fallo personale, statuatissimo, di ritorno dall'America. 12 punti, 6 minuti al termine. In questa partita Messina ha insistito molto su Coldebella che ha risposto abbastanza bene, Bonora non era molto ispirato, si è giocato molto di più Coldebella che Bonora. Prova da 3, Carton Myers, bomba! Tripla ancora, 49 a 40, 9 punti da recuperare. 49 Jugoslavia in attacco, 40 Italia, bravo Carton Myers, 13 punti, è l'unico in doppia cifra dell'Italia. Va bene comunque a provare, 3 su 10 da 3, a questo punto l'Italia ovviamente deve cercare anche il tutto per tutto, il cronometro va avanti, impietoso, 5-18. Danilovic appoggia la tabella, è impreciso, il recupero di Carton Myers che spinge la transizione, vediamo che cosa decide di fare, difesa schierata. Carton Myers, 49 a 40, è un possesso molto importante questo, 9 punti, vediamo di giocarlo bene, attenzione, prova a recuperare. Djordjevic viene battuto da Carton Myers che segna, 49-42, time out chiesto dalla panchina jugoslava. Allora, quello che ha di bello Carlton è questo, che anche in una giornata abbastanza incolore in cui hai magari giocato 20-25 minuti abbastanza male, poi può avere questi sprazzi incredibili in cui in pochi minuti riesce a segnare 7-8 punti come credo oggi in Europa nessuno sia in grado di fare, ed è giusto che adesso lui si prenda veramente l'incarico di trascinare la squadra perché, ripetiamolo, 5 minuti, 7 punti nella pallacanestro veramente è un tempo lunghissimo, la partita ancora aperta. 4 su 4 nei liberi per la Jugoslavia, 4 su 14 per l'Italia che è stata comunque evidentemente pericolosa in attacco, ha avuto delle buone opportunità e purtroppo paga questi errori troppi. Sono 7 punti soltanto di distacco, il punteggio è bassissimo ma stiamo tenendo comunque a soli 49 punti la grande Jugoslavia. Sì, ancora una volta la difesa funziona abbastanza bene, il problema è che in attacco troviamo di fronte a nostra volta una difesa molto buona
che ha potuto contare su contributo da parte di tanti giocatori, perché ripetiamolo, anche Bulatovic, Tomašević, Lončar, che hanno giocato come cambi, hanno fatto la loro parte. Difendiamo duro ora, sale ad aiutare Marco Nato su Bodiroga, termina a terra Fučka, chiama il fallo la panchina azzurra e da sotto non va. Bulatovic, rimbalzo, gol de Bella, transizione per Myers, prova da tre, rimbalzo, conteso, Tomašević e Fučka, e vediamo, fallo a Fučka, fallo a Fučka, peccato, peccato, se fosse andata questa bomba di Carlton Myers, rivediamo, sentiamo Colucci. Ma io, guarda, non sono molto d'accordo su questo tipo di decisioni che stanno adottando i due arbitri adesso, perché non fischiano cose molto importanti e poi vanno a fischiare falli così veniati. E io direi che dovrebbero un po' aggiustare il tiro. C'è qualche divergenza. Intanto però anche gli slavi sbagliano il primo tiro libero della loro partita. 4 su 5 ed è Tomašević che sbaglia il primo tiro libero dal Partizan Belgrado. Tomašević sbaglia anche il secondo. Recupero di Pittis. 49 Jugoslavia, 42 Italia, 4 e 20. È ancora lunga e dobbiamo crederci fino in fondo. Gol de Bella, Pittis chiama spalle a canestro dopo un ottimo taglio, Fučka taglia ora sotto e riceve Carlton Myers, è l'uomo più pericoloso, decide di andare uno contro uno, attenzione, rischia l'infrazione di Palsi, gioca per lui Fučka, 6 secondi, guardate che cosa inventa Carlton Myers, fallo su Carlton Myers, fallo su Carlton Myers, protestano dalla panchina jugoslava, il fallo in questo caso c'è tutto. Speriamo che ci sia il replay, perché è un'azione tecnica interessantissima questa di Carlton Myers, che è riuscito a palleggiare, qui non si vede, solo la parte finale, è riuscito a palleggiare in uno spazio ristrettissimo e a, ecco, e a andare a prendere un fallo da Rebraccia, e il quarto fallo di Rebraccia, attenzione, può essere una cosa molto importante per la nostra squadra. 49 a 43, meno 6, Carlton Myers, un gigante. 2 su 2, 2 su 2, sta prendendo per mano, la sta tirando per un braccio questa squadra, 7-0 il parziale italiano, 4 minuti scarsi al termine della finale per loro, Italia sotto di 5, era sotto di 14. Bodiroga prova a portargli via il pallone, Pittis appoggia la, no, diretto della retina, la gonfia, più 7, bravissimo Bodiroga, 3-30, splendida azione, guardate come buca la difesa, la spacca in due con questa penetrazione centrale, sa come costruirsi questo tipo di conclusioni Bodiroga, un artista del canestro. E adesso in attacco aspettiamo ancora Carlton Myers, ecco l'iniziativa di Carlton, però bisogna che riusciamo ancora una volta a vedere se ci sono dei tiri facili per gli altri, qualche buon passaggio dentro, perché Carlton da solo non ce la può fare. Bodiroga, mentre Rebraccia nel primo tempo era stato il giocatore più difficile a marcare per noi, adesso sicuramente nel secondo tempo Bodiroga è quello che ci ha creato più problemi di tutti, in anche difesa, contro un gran difensore come Pittis. In difesa Danilovic contro Coltebella, va dentro, scarica fuori per Georgievic, finta il tiro, sfrutta un blocco e va dentro, Danilovic da tre punti, mette il siluro e riallunga il passo a più 10 la Jugoslavia, 2.40 e forse a questo punto gli slavi che festeggiano da 20 minuti hanno davvero lì a un passo. Prova Fučka da 3, mette la bomba subito, ci tiene ancora in partita, la rabbia di Obradovic, è un film anche questa partita. Gregor Fučka da Krani, adesso proviamo, 44-47. Proviamo a allungare un pochino la difesa, io penso che Carlton abbia gambe e coraggio per poter anche pressare Georgievic, e bisogna che siamo molto buoni ad aiutare nei giochi a due come quello che sta per avvenire adesso qui fra Georgievic e Rebraccia. Col de Bella, attenzione, si scontra con Danilovic due volte, una volta termina a terra Danilovic, poi Danilovic risponde all'intervento dell'ex compagno di squadra, arriva l'aiuto di Marco Nato, attenzione a Bodiroga, ancora una sua conclusione, canestro strepitoso, Bodiroga non si marca, non si marca, è lui che sta trascinando la Jugoslavia, è lui che sta trascinando la Jugoslavia, meno di due minuti al termine, col de Bella, Myers, ultimi 105 secondi, Carlton Myers, interventi al limite del fallo, continui,
Recupero di Djordjevic e forse su questo tiro da tre di Kartormeier si spengono forse anche le residue speranze italiane, tutti in piedi, tifosi jugoslavi, la panchina slava e 85 secondi al termine. 9 punti, un'enormità. L'Italia ci ha provato fino in fondo, ha voluto crederci fino in fondo, ha segnato soltanto 47 punti, ha sbagliato troppi tiri liberi. La Jugoslavia soltanto 2, 4 su 6, l'Italia purtroppo 6 su 16, segnano ancora gli slavi, 58 a 47, è finita, 1 minuto e 5 secondi, 58 a 47, gol de Bella, 58 secondi al termine, Riccardo Pittis, Kartormeier prova da 3, rimbalzo conteso in attacco da Fucca a Savic che commette fallo su Fucca, Fucca potrà andare in lunetta ma i suoi personali 2 su 10 comunque. Sì, diciamo ovviamente la partita è finita, la Jugoslavia ha vinto la medaglia d'oro, però l'atteggiamento della squadra italiana è buono, non sta mollando, sta continuando a tirare velocemente per provare a recuperare, sta insistendo a difendere aggressivamente come ha fatto per tutti i campionati, sta diciamo concludendo nel migliore dei modi un campionato di Europa che è stato veramente fantastico. Una grande maturità comunque raggiunta da questo gruppo. Una grande sintesi del lavoro svolto in 4 anni da Ettore Messina, che ha preso la squadra nel 93, l'ha guidata all'europeo di Karlsruhe, poi però l'ha riportata in alto al 5° posto nell'europeo del 95 ed ora di nuovo sul podio dietro la Jugoslavia. 40 secondi al termine di questa finale della 30ª edizione del campionato d'Europa, possono far girare la palla ovviamente i maestri slavi, fallo di Fucca su Danilovic. Festa grande in panchina e sugli spalti per i tifosi jugoslavi, un po' di delusione per quelli italiani, ma l'Italia è comunque di nuovo sul podio nella rassegna continentale. Medaglia d'argento, è il primo successo per questi ragazzi, per qualcuno addirittura il primo in assoluto. Kartormeier non era mai riuscito a vincere qualcosa, stavolta va sul podio e vince un argento che resterà nella sua carriera magari come il primo di una serie di allori che sia lunga. Kartormeier ha provato in tutti i modi, ha segnato 17 punti, 2 su 2 nei liberi, 3 su 9 al tiro da 2, 3 su 12 da 3, troppi errori ma ci ha provato e comunque è andata male. 60-49, ultimi 30 secondi, Fucca scarica per Denis Marconato, un altro dei protagonisti di questo europeo comunque positivissimo dell'Italia, Denis Marconato, un gigante da Treviso, dalla Benetton, con il blocco della Benetton, ovvero con Pittis e Bonora, ha dato in là a tante vittorie della nostra squadra, ma molto bene in partenza anche Davide Bonora, è stato uno dei registi più acclamati in questo europeo, poi ovviamente ha pagato un po' la stanchezza. Guarda, è una cosa molto bella, qui mancano 12 secondi, Ettore Messina ha chiesto lui un ultimo time out, probabilmente per congedarsi dai suoi ragazzi, da questa bellissima avventura, 4 anni di lavoro che hanno riportato l'Italia sul vicino al gradino più alto. Io credo che sia il caso in questo momento, insieme a tutti i tifosi di pallacanestro italiana, di ringraziare e di congedare Ettore Messina con un grande abbraccio per tutto quello che ha fatto per la nostra pallacanestro, così come lui ha fatto adesso con i suoi giocatori a pochi secondi alla fine della finale. Ha dimostrato di essere, oltre che un tecnico serio e preparato, un uomo vero, ha affrontato un dramma personale con enorme dignità, non ha voluto che incidesse in nessun modo sull'andamento di questa importante manifestazione per i suoi ragazzi e qui ha voluto congedarsi nella maniera più elegante come nel suo stile. Ettore Messina da domani lascia la panchina azzurra per tornare al suo club, a una grande squadra, la Virtus Kinder Bologna, e lascia a Boscia Tanevic che lavorerà con Marco Crespi in funzione del Mondiale 98. È finita, la Jugoslavia è campione d'Europa, l'Italia è medaglia d'argento, 61-49, c'è l'invasione di campo dei tifosi jugoslavi, sventolano i vessilli della Jugoslavia, portato in trionfo quello che è stato eletto MVP, miglior giocatore della rassegna continentale, ovvero Sasha Djordjevic. Ora al Barcellona, la festa della panchina fra Yves
Petkovic, Obradovic e i suoi assistenti, Nikolic, gli abbracci e le feste di rito. Siamo convinti che comunque debba uscire un fiume di spumante anche per l'Italia, perché l'Italia è seconda in Europa, torna a essere seconda in Europa 6 anni dopo, dopo un'attesa di 7 anni, che sarebbero stati 8 l'anno prossimo, torna anche a un campionato del mondo, affronterà, dopo averlo affrontato in preparazione il 25 di luglio al Palaeuri, il Dream Team americano, a fine luglio ad Atene, Mondiale 98, l'Italia ci sarà. Le lacrime di Coldebella, le lacrime di alcuni dei giocatori azzurri, non è riuscita l'impresa anche per Tanguay, che voleva chiudere questa esperienza in azzurro, lui che era diventato dopo 13 anni in Italia, italiano a tutti gli effetti, voleva festeggiare con i suoi da oltreoceano. Conserveremo tante immagini di questo meraviglioso europeo per l'Italia. Ecco Zarco Paspali che è arrivato, uno degli assenti con Divas nell'ultima giornata, l'espressione di Paolino Moretti. Ricorderemo a lungo anche le lacrime di gioia, il volto trasfigurato del presidente Petrucci ieri dopo la vittoria contro la Russia, una grande squadra, la squadra vice campione del mondo, che ha battuto oggi nettamente la Grecia conquistando la medaglia di bronzo. E ricorderemo davvero